Ciao a tutti ragazzi, come butta? Io butta fuori, ah, come sempre. Oggi vi porto un giochino di golf molto interessante, con ostacoli, action time e soprattutto di avventura. Ringrazio tantissimo gli sviluppatori e anche K-Mailer per avermi mandato la chiave. Dai, adesso lo proviamo e vi mostro com'è. Ecco qua! Audio bello pompato come sempre. Ta 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 ta. Vai. Si parte. New round, settings, vediamo un po'. Ah, si può cambiare la lingua. No, l'italiano, non c'è l'italiano. Sì, fantastico. Nova rodada? Ma che italiano nuova rodada? Ah, boh. Inizia una nuova risalita, però fatemi abbassare un pochino l'audio perché è veramente alto. La musichetta. Come sempre, hanno sempre il vizio di fare di mettere l'audio a palla, veramente. Farlo partire subito a manetta, pam, così. Vai, nuova rodata, dai. Inizia la risalita. Iniziamo! Vediamo un po' di che si tratta. Figo! Buon pomeriggio, signore. No, è una donna. Buon pomeriggio, signore e signori! The Eternal. Siete sintonizzati sul round finale dell'ultimo giorno dell'Eternal Golf Championship. Spero di doppiare bene. Non è proprio un gran doppiaggio. Non sono un doppiatore, ragazzi, avete pazienza. Proprio così, e lasciatemelo dire, una delizia per gli occhi. Abbiamo assistito a giocate straordinarie da parte della stella del torneo. The Champ! Eccolo lì, The Champ. Oh, il potenziale c'è tutto. Alcune persone dicono che sia una divinità tra i golfisti. Addirittura. Ma mi scusi, eh? 18° Angel Tees. E ora passiamo al 18° green. Spero che non siano. No, no, di non offendere nessuno con questo doppiaggio, ragazzi. Anzi, che vi diverto. Ecco qui la pista da golf. Quello è il premio. Bello il premio. Per questo primo. No, per questo primo colpo il driver è una scelta obbligata per ogni golfista. Intende la mazza, ovviamente. Il tipo di mazza, driver. Ecco lì, driver. Questa mazza è l'ideale per il gioco lungo. Se vuoi far spiccare il volo dalla pallina, questa è la mazza che fa il caso tuo. Molto bene. La nostra stella dovrà calibrare la potenza necessaria per lanciare la pallina dall'altra parte del campo. Vediamo se riuscirà a calcolare la distanza corretta e atterrare morbidamente sul fairway. Dai, iniziamo finalmente. A volte è inevitabile incappare in una serie di uff. Ecco, l'atleta si prepara per il suo primo tiro. Eccola qui l'annunciatrice, vediamo un po'. Prepara il colpo. Vediamo un po'. Ah, conferma l'angolo. E boom, così. E mo'? Ok, ottimo, direi che è un buon tiro. È andata nel fairway. Il pubblico è in delirio. Che inizio strepitoso! Ancora un solo colpo potrà riscrivere la storia del golf! Sento il controller che sta impazzendo, ragazzi. C'è il Rumble Pack a manette. I tifosi sugli spalti sono invisibili dopo l'ultimo colpo! Che spettacolo indimenticabile! Poi è carina la grafica, dai. Ed ecco che si accinge a scoccare il secondo colpo! Ah no, no, ed ecco che si accinge a scoccare il secondo colpo. Un uomo, questo è. Scusate. Accidenti, sono nuvole di tempesta, quelle che vedo. Sì signora, e ora dovrà andare in buca prima che si scateni il finimondo. Teniamo le dita incrociate. Aia. Aia, sta per arrivare un acquazzone, mi sa. Per il prossimo colpo dovrò usare un ferro. Non è facile leggere, capire quando è annunciatrice o annunciatore. Devo stare attento.
Questa mazza è adatta per le distanze medie, perfetta per un fairway vicino come questo. Ed è ottima anche per scagliare la pallina in simili spazi stretti e risicati. Ok, devo tirarla lì, la pallina. Riuscirà a seguire un lancio pulito come l'ultimo? Lo scopriremo tra qualche istante. Ah, mi fate giocare? Nulla. Vediamo un po'. Sotto c'è il punteggio anche. Ah, ok. Perfetto. Vediamo un po'. Boom. Ottimo tiro, dai, perfetto. Molto bene. Un tiro spettacolare. No, un tiro spettacolare, signore e signori. Il green ormai vicinissimo. Mamma mia. A CP che ha la pioggia ha deciso di cadere al momento meno opportuno. Potrebbe essere un brutto segno. Ovviamente c'ha il suo caddy. Che golfista, gente. Non ha intenzioni di demordere. Semplicemente imperturbabile. Esatto, imperturbabile. Vai. Dovrà fare affidamento a un wedge per questo tiro. Wedge, vai, shot 3. Il wedge è l'ideale per il gioco corto. Esattamente. Permette di avere quel po' di elevazioni necessarie anche negli spazi più scomodi. Sia sport il canale, ragazzi. In televisione, siamo in televisione. Vediamo un po'. Troppo poco, troppo poco. Magari ce la, me la cavo. Vediamo un po'. Ora. Boom. Me la son cavata, e come? Ah, che tiro. No, che tiro, ripeto, che tiro davvero perfetto. E ora che piova davvero. No, e ora che piove davvero a catinelle. Che spettacolo, gente. Dai, siamo alla fine. Il tempo ce la sta mettendo tutta per rovinare questo momento storico, ma la nostra stella si prepara al colpo finale. Esatto, esatto, noi non ci arrendiamo così facilmente. Ci siamo al momento della verità. L'entrata nell'Olimpo dei golfisti a portata di mazza. Il golfista più forte di tutti i tempi. Vediamo. Non deve fare altro che mandare la pallina in buca. Dai, che tutto va bene. Deve continuare ad andare bene. Finale. Quarto tiro. Per l'Olimpo. Ecco, ecco che si prepara. Il momento che tutti stavamo aspettando. Vai. Perfetto. Vai così. Ora che succede? Scommetto che... ecco, ecco, lo sapevo. Ah, è stato fulminato. Sentite il controller come vibra. Oh no. Diventato un fantasma? Oh no. Che succede? Siamo finiti in una voragine. Non è che è morto per caso? No, proprio sul più bello. Dai. Dov'è che stiamo cadendo? Poverino, dai. Un calpo da golf. Maledetto però, infatti corset golf. Chi è costui? Eternity. Uff. Alla voce di Bowser? Hai fatto un bel capitombolo. Tutto bene, golfista in miniatura. Hai tutte le ossa al loro posto. Non muoverti. Ti senti meglio? È passato un bel po' di tempo dall'ultima volta che hai avuto ospiti. Posso chiederti cosa ci fai qui? Un torneo, dici? Il colpo da vittoria, wow, è una storia decisamente interessante. Un fulmine ha colpito la tua mazza, ma è terribile, non sai come cos'è successo dopo.
Detesto dovertelo dire io. Purtroppo non sei più in vita. Ti do il benvenuto nel purgatorio del golf. Qui dove i golfisti intrappolati tra il mondo dei vivi e dei morti trovano se stessi. E tu, golfista intascabile, hai subito una maledizione proprio come me. E chi sono io? Puoi chiamarmi lo scozzese. Questo è il mio negozio, Eternity. E non è bellissimo? L'ho costruito io stesso. Malul? Oh, no, non ti inalberare, scimmietta. C'è ancora speranza, può risalire fino al mondo dei vivi. Per farlo ovviamente dovrai superare un campo da golf da 18 buche. Ah, come dici, ti sembra facile? Oh, quanta ingenuità! Credimi, io ci ho provato innumerevoli volte senza mai riuscirci. Ma non rattristarti per me, io ho accettato il mio destino molto tempo fa. Ma tu, se sei abile quanto dici di essere, potresti davvero risalire. Sarà un piacevole cambiamento vedere qualcun altro giocare a golf una volta tanto. Però dovresti sapere fin da ora che le regole qua giù sono diverse. Lascia che il buon vecchio scozzese ti mostri come funziona.